il campionato italiano ritrova quasi tutte le sue piazze storiche e la stagione 2007-2008 parte per una nuova rincorsa all'Inter. La formazione nerazzurra si è rafforzata con il rumeno Chivu e con l'arrivo della punta David Suazo dopo un derby di mercato con il Milan. Suazo è oggi forse tra i più forti contropiedisti del mondo. È un Martins con i piedi buoni. Intanto salutano la Serie A alcuni campioni italiani attratti dall'esperienza all'estero. Luca Toni va al Bayern, Giuseppe Rossi preferisce la Spagna, Fabio Grosso passa al Lione, Rolando Bianchi sceglie l'Inghilterra. Napoli quest'anno si è comprato Rolando Bianchi da Regina. Come è andato in Inghilterra? Se ne va anche Lucarelli, che vola in Ucraina. A Livorno si grida al tradimento. Mercato effervescente, alcuni colpi lasciano il segno. Quagliarella è il nuovo bomber dell'Udinese che si affida a Pasquale Marino, reduce dalla bella annata a Catania. Fabrizio Miccoli torna in Italia e va al Palermo che affida la panchina a Colantuono. Suggestiva è la scelta del Napoli di ingaggiare l'argentino Lavezzi al pari di quella del Torino, che rivoluziona la squadra, la affida a Novellino e si regala Alvaro Recoba. L'Empoli di Cagni punta sui giovani, mentre il Genoa del debuttante Gasperini confida sulle qualità realizzative di Marco Borriello. Sono veramente dei grandi talenti tipo Quagliarella, non so, Montella, Floro Flores, Pasquale Foggia, ci sono io, Nocerino, guarda, te ne posso elencare veramente tanti. I cantieri sono aperti e nei ritiri la preparazione prosegue a ritmi serrati. Di Carlo e Ficcadenti sono gli esordienti alla guida di Parma e Regina. Il Siena sceglie Mandorlini, il Catania Baldini, mentre Gigi Del Neri è il nuovo mister dell'Atalanta. Dare un volto alla squadra, di puntare la salvezza giustamente, cercare un po' di arrivare a credere in quello che si fa creando un buon calcio. Si parte dunque con un'altra novità di sicuro interesse. Pierluigi Collina è il nuovo designatore arbitrale. Esci, vai! Vai! Mannaggia a me, mannaggia. Adesso ho una possibilità per piacere. La Serie A ritrova piazze importanti come Napoli e la Genova rossoblu riabbraccia la Juventus e torna a sentirsi la più bella del mondo. L'Inter di Mancini, sempre più multinazionale del gol, viene costruita per continuare a vincere e ribadire sul campo di essere veramente la più forte. Sul mercato è un po' meno attiva del solito, arrivano Jimenez e il difensore Rivas, ma il vero grande acquisto sarà l'italo-ganese Mario Balotelli, 17enne, subito a suo agio fra i grandi. La Roma è ormai matura per contendere il titolo all'Inter e riparte ancora da Francesco Totti, scarpa d'oro 2007. La società ha ampliato la rosa a disposizione di Spalletti, Juan, Sisinho, Juli, i nomi nuovi, e che nomi, bisogna dire. Squadra che vince non si cambia, e il Milan, dopo aver alzato al cielo l'ennesima coppa, non fa grandi acquisti e punta ancora sui brasiliani. Sulla certezza Kakà, in odore di pallone d'oro, sulla voglia di rivalsa di Ronaldo e soprattutto sul minorenne Pato, il vero colpo di mercato indisponibile però fino a gennaio. La Juventus, che torna in Serie A, si affida a Claudio Ranieri per riconquistare il posto che le compete. Buffon, Del Piero e Trezeguet sono la garanzia del marchio Juventus. Sul mercato vengono presi diversi stranieri, anche se i voti migliori alla fine saranno per Nocerino, Le Grottaglie e Chiellini. La Fiorentina, partito Luca Toni, punta su Pazzini e scommette sulla voglia di rinascita di Cristian Vieri, oltre che sul consueto nugolo di giovani promettenti. Il progetto Prandelli prosegue con coerenza. La Sampdoria piazza il colpo di mercato, il prestito di Antonio Cassano. I tifosi blucerchiati tornano a stropicciarsi gli occhi, perdonandogli qualche inevitabile cassanata, ma Antonio, con il suo talento, saprà farsi perdonare alla fine anche da Donadoni. We
ben ritrovati all'appuntamento domenicale con la trasmissione che cominciò a raccontare il campionato di calcio di Serie A nella stagione 59-60 con l'ambizione di riportare quelle emozioni che sono il sale di questo sport. Ed eccoci allora pronti ad aprire il capitolo numero 49 di questo lungo racconto. Ieri, nei rituali anticipi del sabato, l'introduzione col pareggio per 2-2 fra Lazio e Torino e in serata la vittoria per 5-1 della Juventus sul Livorno. Meglio di così, la vecchia signora del calcio non poteva festeggiare il suo ritorno in Serie A. Il Genoa ritorna in Serie A, gioca contro i campioni d'Europa e non si riesce a riempire lo stadio per motivi vari, è un peccato mortale. Il primo tempo è terminato, la Sampdoria alla riposo in vantaggio sulla Siena per 1-0 grazie a un bellissimo gol al 33esimo di Claudio Bellucci. In questo momento finisce il primo tempo, Parma 2, Catania 2, la linea torna a Provenzali. Milano. Noi ci limitiamo a ricordare il parziale, Inter 1, Udinese 0, Stankovic al nono, Genova. Milan che conduce per 3-0, doppietta di Kakà, gol di Ambrosini al 20esimo, siamo giunti al 48esimo, adesso le squadre vanno negli spogliatoi. Ancora Firenze. Tutti negli spogliatoi, Fiorentina. Empoli 0-0 dopo i primi 47 minuti di gioco, la linea Napoli. Brutto primo tempo, 0-0 la finale, linea Reggio Calabria. Squadre al riposo, Regina ed Atalanta 0-0. Lo sport in genere, il calcio in particolare, deve essere momento di divertimento, di allegria, ma anche di dialogo, di amicizia, di solidarietà. E passiamo alle cronache, Riccardo Cucchi da Milano per Inter Udinese. Scusa Cucchi, Cagliari in vantaggio all'improvviso, triangolazione diagonale di Matri e rosso-blu in vantaggio al quarto minuto della ripresa al San Paolo. Cagliari 1, Napoli 0, a te la linea. Pazzini, la Fiorentina in vantaggio, siamo all'11esimo, Fiorentina 1, Empoli 0, Pazzini il marcatore, a te la linea Riccardo. C'è il pareggio della Siena al 22esimo, Corvia di testa, Siena 1, Sampdoria 1. In vantaggio della Regina sull'Atalanta. Il gol di Joelson al 32esimo minuto, Regina 1, Atalanta 0. Vai. Mi dai la linea proprio mentre le acque sono agitatissime ai bordi del campo qui a Parma. Ci sono state parole di fuoco evidentemente tra i due allenatori. Di Carlo ha avvicinato a Baldini, gli ha detto qualcosa, Baldini ha reagito con un calcio nel fondo schiena di Di Carlo ed è stato espulso dall'arbitro. Sampdoria in vantaggio, Montella di destro al volo, bellissimo, 2-1 per la Sampdoria sulla Siena, Parma. Ottimo lo attenzione, spunto. Tutto è pronto per il calcio di rigore assegnato all'Atalanta, la rincorsa di Doni dopo il fischio dell'arbitro, il tiro e la trasformazione rasoterra, dunque il pareggio dell'Atalanta con Doni dagli 11 metri al 39esimo minuto, siamo sull'1-1 a Telarina. Il pareggio dell'Udinese esattamente al secondo minuto di recupero, 1-1 tra Inter e Udinese, a te la linea. Il primo finale arriva da Siena dove la Sampdoria ha battuto il Siena per 2-1. Milano. Subito a seguire, finito al Tardini, Parma 2 Catania 2, linea Cucchi. Credo si possa Cucchi, parlare. C'è anche il finale del Granillo, Regina ed Atalanta 1-1, a te la linea. Finale da Genova, Milan batte Genova 3-0, a te la linea. Finale a Firenze, Fiorentina batte Empoli 3-1. E dunque parità tra Inter ed Udinese, 1-1 la finale e la linea che va a Provenzali. Il Napoli-Cagliari, Carlo Verna. Cagliari batte Napoli 2-0, gol di Matri e Foggia su rigore, entrambi nella ripresa, a te Provenzali. Palermo e Roma hanno una partita in meno, il posticipo di questa sera con inizio alle ore 20:30. Terzo minuto, Roma in vantaggio con il settimo gol in Serie A di Philippe Mexès. Poi 26esimo, la palla giunge verso Aquilani, la controlla, si coordina destro e da circa 30 metri, gol del 2-0. È stata un'ora di grandissima Roma, una macchina quasi perfetta. La classifica della Serie A vede Juventus, Milan, Fiorentina, Cagliari e Sampdoria con 3 punti. Grazie, buonasera. Buonasera, buonasera Paola. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva, l'appuntamento più tradizionale, quello che vi segue sempre in tutte le stagioni dell'anno, non vi lascia mai, vi racconta i fatti dello sport. Staremo insieme per tutta la stagione. Tanto tempo insieme a tutti i nostri telespettatori. Yeah.
È la Roma, la squadra che dette ritmi nelle prime calde giornate del campionato. Primo posto solitario in classifica, gioco piacevole, prodezze dei singoli. Vince sempre nelle prime tre gare la squadra di Spalletti e senza subire reti. L'uomo in più in questo avvio sembra essere Alberto Aquilani, che guida con autorità il centrocampo e segna gol bellissimi. Adesso io mi godo questo momento, poi quando rientra Pizzarro il mister farà le sue scelte, però ripeto, io vivo la giornata, non chiedo di essere un titolare fisso perché non è così, non è giusto così. Lui è un grande giocatore e lo aspettiamo a braccia aperte, poi ce la giochiamo sul campo come è giusto così. Il primo intoppo per la capolista si verifica la quarta giornata. All'Olimpico arriva la Juve per il primo scontro diretto della stagione. Juve a trazione anteriore, chi l'avrebbe detto? Via quinta con Trezeguet e Del Piero. Centrocampo a tre, Almirón nemmeno in panchina. È sfida vera. Che nell'azione del gol, il primo incassato da Doni, ci sia la firma del tridente al completo non può che far piacere a Claudio Ranieri, il padre della svolta tattica. Il finalizzatore è Davide Trezeguet, rete numero 100 in Serie A. Spalletti ordina ai suoi di alzare i ritmi, la Juve non trova le contromisure e la contesa cambia volto. Da attaccante di riferimento Totti diventa vera prima punta. Ancora Roma, ancora Totti. Stavolta il marchio di fabbrica di Spalletti è fin troppo evidente. Grande circolazione di palla, primo tentativo di Aquilani sventato da San Buffon, tappin vincente di Totti che sbuca in mezzo a difensori troppo poco reattivi. Il pareggio finale, siglato da Iaquinta pochi minuti dalla fine, accende le prime polemiche della stagione. Ci vuole un ingegnitore di Sissigno che tarda l'esecuzione di una rimessa e guadagna troppi metri. Morganti ordina il controfallo. Quello di Chiellini è una specie di calcio d'angolo. La testa dell'onnipresente Iaquinta anticipa quelle dei difensori romanisti e la frittata, vista dalla parte spallettiana, è fatta. Quanto ne sappia io, che non sono un arbitro, quando c'è uno che perde tempo si ammonisce il giocatore e si continua a battere il federale. Non so se si è visto le immagini, ma è quello che gli ho detto. La formazione di Ranieri parte benissimo, mettendo subito in mostra i muscoli. La prima volta capita a Cagliari quando coglie la vittoria con Chiellini al 90esimo. Per me la Juve è da scudetto. Per quale motivo la Juve non può vincere lo scudetto? Deve ancora recuperare Camoranesi. Oggi, cioè, una squadra che riesce a recuperare due calci di rigore, vorrei capire quale poteva essere questa squadra oggi. La Juve c'è. Chi allena la Juventus, un giocatore che viene alla Juventus, deve pensare per forza di cose di tentare di vincere lo scudetto. L'Inter accusa un inizio di stagione incerto, più nei risultati che non nel gioco. Ma intanto è seconda a due punti dalla Roma. L'Inter sulle spalle di Ibra. Nel tormentato avvio di stagione dei campioni d'Italia, l'airone svedese è l'unico punto di riferimento possibile. Ibrahimovic. È sempre lui, l'uomo decisivo. Abbiamo perso due punti prima partita, adesso oggi abbiamo vinto e questo era più importante. Non siamo ancora al 100%, però arriviamo e oggi era importante di tre punti. La Fiorentina parte con il piede giusto e dopo le prime quattro giornate è seconda a pari merito con l'Inter. Partito Toni, Prandelli modifica gli schemi d'attacco, più funzionali ad attaccanti di movimento come Pazzini e Mutu, mentre già la terza giornata Bobo Vieri firma il suo primo centro con la nuova maglia. Perché sono due mesi che corro e faccio questa preparazione, quindi avevo bisogno di fare una preparazione importante perché erano due anni che non la facevo, quindi tanta fatica, però insomma un gol così ci voleva per il morale, per la voglia di continuare. Delude il Milan, già staccato dalla vetta e che perde punti preziosi con Siena e Parma. Si spegne qualcosa a livello psicologico o vi rilassate? Che succede? Il problema è questo, dobbiamo essere più determinati in fase difensiva. Tra le sorprese in positivo c'è l'Atalanta che Del Neri sta impostando come il suo primo Chievo. Gioco veloce con ampio uso delle fasce. In più c'è Zampagna che realizza gol di incredibile fattura. Un capolavoro il suo, che se realizzato da Ronaldinho, ad esempio, farebbe il giro del mondo in TV. Entusiasma il Napoli di Eddie Reia, che ha in Nellavezzi il suo scugnizzo argentino dotato di genio in abbondanza. E in Hamsik, il talentino capace di cambiare volto alla gara.
io non mi aspettavo che esplodesse repentinamente come ha fatto, però lo seguivamo da 3 anni e brava presidente De Laurentiis che ha avuto il coraggio di spendere tutti quei soldi che oggi sono pochi ma in estate erano tanti per un ragazzino e per farmi questo regalo. Il Palermo si conferma provinciale di lusso, al pari della Sampdoria che ributta nella mischia Cassano. Ma emozioni e spettacolo vengono dall'Udinese trascinata dai gol e dalle prodezze di un piccolo grande artista del pallone. Antonio Di Natale, detto Totò. Facciamo che per una volta il giornalista sei tu, che voto ti dai? No, io do un voto tanto alla squadra. Credo che oggi la squadra meriti un 10 tutti. Undici giorni, 3 gare e 5 gol. Il Di Natale Show diverte nella prima parte della stagione e lancia in orbita il ragazzo napoletano dai piedi magici che trova nell'Udinese nel 2007-2008 la squadra e il momento giusto per emergere definitivamente. Gli azzurri faticano a trovare spazi ed è il solo Di Natale a pungere negli ultimi 16 metri. Sul finire del primo tempo, a sorpresa, la nazionale passa grazie a un'invenzione del suo uomo migliore, Pirlo, che pennella un grande assist per la testa di Di Natale, 1-0. Indimenticabile il mese di settembre. Conquista la nazionale di Donadoni vincendo la sfida a distanza con Alessandro Del Piero, il più titolato in quel ruolo. Il possibile dualismo tra i due attaccanti trova un'immediata verifica alla terza giornata, quando la formazione di Marino arriva a Torino a contrastare la Juve di Ranieri a punteggio pieno. Nella ripresa, a freddo, l'Udinese colpisce. Invito di Ilner, assist di Dossena, buco della difesa juventina e rete di Dinta. Mentre il numero 10 dei padroni di casa si limita a centrare pali e traverse su punizione. Ma il bello deve ancora arrivare ed è oro puro. Danza calcio con una semplicità sfacciata a Totò Di Natale. Come un prestigiatore del pallone, ipnotizza prima l'Ucraina, poi la Juventus, ora la Regina, collezionando 5 gol in 3 partite. Udinese Regina finisce 2-0, una rete per tempo. Da Cineteca, la doppietta dell'attaccante, letteralmente scatenato. Il primo sigillo è difficile già solo da pensare. Un colpo sotto, a 2 metri dalla linea di fondo, con palla a infilarsi sotto la traversa. Totò guarda la rete, s'accorge che il portiere è perforabile e gli rifila uno sbeffeggiante cucchiaio di sbieco. Il bis arriva sul lancio di D'Agostino. Di Natale stoppa al volo, mantiene la palla in area con una carezza e senza farle toccare erba la spedisce nell'angolo. Penso che ho fatto 2 cose straordinarie. Non stupisce nessuno che nei giorni successivi i giornali scherzino un po' e lo chiamino Di Natalino, evocando un paragone che non suona blasfemo, perché giocate così le fanno solo i fuori classe che hanno il Brasile nella testa, al di là di dove sono nati. Ogni tanto mi riescono gol impossibili e tutti sono lì a chiedermi se davvero volevo proprio mettere la palla là. State certi, non dubitate. Ogni tanto ci provo in allenamento e mi ricordo che lo scorso anno facevo infuriare De Sanctis per come riuscivo a trovare la porta. Antonio Di Natale è uno dei nuovi protagonisti del campionato, che nella lotta per il vertice adesso vede primeggiare l'Inter di Ibrahimovic. Già, e lo dimostra ancora al terzo della ripresa. Di forza va via, disarciona Palombo, sinistro devastante, 2-0. Lo svedese a forza 6. È il primo ad abbracciare Adriano, tra i primi ad applaudire Massimo Moratti. L'attaccante svedese sta facendo la differenza. La formazione nerazzurra riconquista la vetta e si presenta al meglio allo scontro diretto con la Roma, previsto per il 30 settembre. L'Inter travolge la formazione di Spalletti per 4-1, mandando a bersaglio mezza squadra. È il segnale forte che attendeva il popolo nerazzurro e che temevano gli altri. Come fai a scegliere gli attaccanti da schierare in questa squadra? Perché sorte.
i giallorossi denunciano alcune difficoltà, soprattutto nella fase difensiva. In 5 giornate, Doni subisce 10 reti. E siamo convinti di essere una grande squadra. È normale, abbiamo avuto 3 o 4 partite consecutive, un po' di appannamento, un po' di sfortuna, e non siamo riusciti a centrare le vittorie che volevamo. La Roma è seconda, ma è insidiata pericolosamente da Juventus e Fiorentina. La Juventus sorprende. Merito dei suoi big che non deludono. Trezeguet ed Alex Del Piero su tutti. Ma merito anche di mister Ranieri, che vara un centrocampo fondato sul dinamismo di Zanetti e sulla spinta della rivelazione Nocerino, e ridisegna la retroguardia, ripescando le grottaglie e spostando Chiellini al centro, con il lancio del giovane Molinaro come esterno sinistro. Tutto il mondo ha criticato l'Inter e sta già in testa, per cui sarà quella la squadra da battere con la Roma, con il Milan, con la Fiorentina. Noi vogliamo stare in questo gruppo. Si chiude anche il mese di ottobre. Dietro le prime 4 scalpita l'Udinese, che oltre a Di Natale vede i primi gol in bianco-nero di Quagliarella. Elogia l'Atalanta di Doni, sorprendentemente al 6° posto. Nel Genoa esplode Marco Borriello, mentre l'Empoli mette in vetrina Sebastian Giovinco e Luca Saudati. Match winner a San Siro contro il Milan. Ottima la classifica di Napoli e Catania, mentre Amaury e Miccoli tengono su il Palermo. Entusiasma il ritorno al gol di Cassano per una Sampdoria che appare in recupero. Ma lui corre ad abbracciare il tecnico Walter Mazzarri, e anche questa è una notizia. In affanno invece il Milan e la Lazio, che nonostante i gol di Rocchi si trova costretta a ricorrere all'anziano Ballotta dopo le imbarazzanti uscite del giovane Muslera. Ma io credo che dopo le sconfitte sia bello di giocare subito dopo. Quindi per noi dopo 3 giorni è importante dimostrare ai tifosi che la squadra comunque saprà reagire. In coda la situazione è già incandescente e saltano le prime panchine. Il Livorno rimpiazza Orsi con Camolese, la regina fa lo stesso chiamando Renzo Olivieri al posto di Massimo Ficcadenti. In bocca al lupo per Olivieri, 66 anni, il più anziano allenatore della A. A me viene a cannoia, dico la verità, ma perché non tenete conto delle scoperte degli ultimi tempi? Insomma, il Viagra, c'è tanta roba, quindi ora basta con la storia dei vecchi. Novembre 2007. L'Olimpico di Torino ospita lo scontro di cartello dell'undicesima giornata. A Torino l'Olimpico per la prima volta torna prepotentemente la grande sfida. Richiamo alla storia, alla memoria, nessuna tensione nel pre-match, clima forte ma non sporcato da alcun incidente. La partita è aperta, il risultato è sempre in bilico. Siamo alla 40esima, Cambiasso recupera questo pallone, riesce a sottrarlo anche a Nocerino. Cesar vede il movimento di Cruz, parte in posizione regolare l'argentino, affronta Buffone del gol dell'1-0, il gol di Cruz, il 5° gol in campionato per il giocatore argentino, il 6° personale in carriera a Buffon. Esce anche Del Piero, c'è Camoranesi per lui e cambia il volto della Juventus in fase offensiva. E adesso siamo alla 32esima, Palladino cerca lo scarto su Maicon, ottimo il traversone, via quinta, Camoranesi, c'è una deviazione, Giulio Cesare battuto ed è il pareggio della Juventus. Non succede più nulla. La compattezza dell'Inter, l'orgoglio della Juve, una partita bella, combattuta, che sotterra, speriamo, definitivamente i veleni e le polemiche del passato. L'Inter c'è, ma c'è anche la Juve.
splendido lob da 30 metri che scavalca insieme la difesa della Roma e Doni. Così a tempo praticamente scaduto, Giovinco beffa con una punizione da antologia Doni, la Roma e Spalletti. E mentre la Roma ad Empoli viene raggiunta nell'ultimo quarto d'ora sul 2-2, la Fiorentina batte la Lazio e si riporta al secondo posto. È una squadra nata per che possa continuare nel progetto e che possa migliorare, e quindi anche stasera abbiamo dimostrato di avere dei ragazzi giovani ma molto interessanti. Novembre 2007. Domenica di calcio. Così dovrebbe essere. E invece non lo è. Le agenzie battono la notizia di un tifoso della Lazio che muore. Lontano dagli stadi, addirittura nell'area di sosta di un autogrill. All'altra parte della carreggiata poteva prendere un bambino di 5 anni che andava al mare o in montagna col padre. Poteva prendere di tutti, poteva prendere. Apposta poteva prendere. Purtroppo è morto Gabriele. Ma che senso avrebbe che un poliziotto improvvisamente si mette a sparare a una macchina di ragazzi che non hanno fatto nulla, che non c'entrano nulla? Guarda, non lo so, è morto un ragazzo e basta, è stato morto un ragazzo perché gli hanno sparato per la polizia. Novembre 2007. Sono le 9:20 di mattina. Un gruppo di tifosi della Lazio viaggia alla volta di Milano per seguire la propria squadra del cuore impegnata contro l'Inter. Nell'area di servizio Badia Alpino, nei pressi di Arezzo, un poliziotto accorre per stroncare un presunto tafferuglio tra loro e i supporters juventini, diretti a Parma. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti. Un agente della Polstrada avrebbe sparato in aria. Un'auto della polizia prima accende le sirene per dissuadere i componenti della rissa, poi uno dei due poliziotti estrae la pistola. Parte un proiettile e colpisce al collo Gabriele Sandri, DJ romano, amico di Lorenzo De Silvestri, difensore della squadra biancoceleste. Il ragazzo perde sangue. I suoi amici tentano una corsa disperata per salvargli la vita. Con Gabriele colpito a morte, l'auto si dirige verso l'uscita di Arezzo, dove viene chiamato il 118, ma oramai è troppo tardi. Il mondo del tifo va incontro a una nuova tragedia, la cui responsabilità stavolta è di un rappresentante delle forze dell'ordine. Sono i decreti di emergenza che stanno facendo, hanno ammazzato mio fratello a 28 anni con un colpo di pistola. È un omicidio volontario. Siate coraggiosi stavolta, vediamo se vi ci mettete contro le forze dell'ordine. Sono ore convulse. Il governo del calcio non sa quali decisioni prendere, mentre si rincorrono le voci più disparate. La notizia della morte di Gabriele Sandri è giunta a Milano attorno alle 13 di oggi pomeriggio. A San Siro i tifosi attendevano ancora l'arrivo delle squadre, senza sapere che Inter e Lazio non sarebbero mai arrivate allo stadio. Inter-Lazio non si gioca. Il presidente Lotito chiede che la gara venga rinviata e i dirigenti nerazzurri convengono che sia opportuno. Stessa scena anche davanti allo stadio di Bergamo, dove a causa degli incidenti tra tifosi e polizia, al settimo minuto è stata sospesa la partita tra Atalanta e Milan. Su tutti i campi, i gruppi organizzati tolgono gli striscioni. Si gioca in un clima irreale. Il dolore si mischia all'incertezza delle notizie. L'unica misura è il posticipo del fischio d'inizio di soli 10 minuti. Andava ferma l'intera giornata, secondo me, tutta l'intera giornata, e riflettere su quello che può essere poi il resto del campionato. Il fronte delle preoccupazioni si sposta alla sera, a Roma, dove si assiste a un vero e proprio assalto alle caserme. Ci sono stati incidenti e soprattutto è stata presa d'assalto la sede del CONI, il Foro Italico. Decine di feriti tra le forze dell'ordine. È guerriglia organizzata. Si rischia un'altra sequenza di lutti, mentre la città viene sconvolta dalle devastazioni. Sono tifosi della Roma e della Lazio, coagulati dal comune odio per la divisa. Il governo decide la sospensione del campionato per 7 giorni. Ma nel girone di ritorno, proprio nella stessa giornata, ci sarà un'altra morte in autogrill. Così non si può andare più avanti. Devono spiegarci che cosa è successo. È possibile che il calcio abbia bisogno di questi martiri? Bisogna fare qualcosa di forte, andare avanti così, non ha senso. Quando giocheremo all'Olimpico, voglio deporre dei fiori sotto la nostra curva. Gabriele era un generoso, uno tranquillo. Ieri, dopo aver messo musica sino alle 5 del mattino, mi ha scritto
Dai, Elo, che siamo in partenza per Milano per portarvi un'altra volta la vittoria. Lo sport non c'entra nulla con tutto questo. Ci si ammazza per lo sport. Continua poi il capo della polizia. Nell'esprimere tanto dolore alla famiglia del giovane ucciso, mi sento di assicurare che la polizia saprà assumersi le proprie responsabilità e senza reticenze fornirà massima collaborazione alla magistratura incaricata dell'accertamento dei fatti. La morte di Gabriele Sandri colpisce. Lo smarrimento è grande, anche se stavolta il calcio pare avere un ruolo marginale. Saltano nel frattempo altre due panchine. Cellino manda via Giampaolo e affida la squadra a Sonetti. Mentre il Siena, dopo la pesante sconfitta interna con il Livorno, esonera Mandorlini e richiama Beretta. In questo momento qui c'è grande amarezza perché insomma è una partita in cui volevamo vincere a tutti i costi, volevamo fare un salto importante in classifica e non siamo riusciti a farlo. Le autorità del pallone decidono di sospendere per una settimana il campionato, che riprende il suo cammino il 25 novembre con la giornata numero 13. Ovviamente vedere tutti questi scontri che sono successi, il calcio deve essere uno spettacolo per tutti noi che giochiamo e lo guardiamo. Momento dell'Inter che dà una bella spallata al torneo e vola sempre più in alto con 5 vittorie in altrettante gare, recupero con la Lazio compreso. Funziona a meraviglia la squadra nerazzurra. La Roma scivola a meno 7. Dopo i due successi con il Genoa, l'Udinese e quello nel recupero contro il Cagliari, sono fatali gli scivoloni con il Livorno e il Torino, che fruttano agli uomini di Spalletti soltanto 2 punti. 0-0 che va accettato in funzione di quello che ha fatto il Torino nel primo tempo, anche se da ultimo poi noi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni molto importanti, però il Torino avrebbe meritato il passare in vantaggio prima. Calcio d'angolo, la Juve trova il gol dell'1-0 con David Trezeguet su assist di Le Grottaglie, il gol numero 11 di questo campionato. Ad un solo punto da Totti e compagni si staglia la sagoma della Juventus, trascinata dai suoi big. Il Palermo è travolto da Trezeguet a quinta. Nedved risolve la pratica Atalanta, mentre un immenso Alex Del Piero è la star dell'Olimpico nell'anticipo della 16ª giornata contro la Lazio. Dobbiamo pensare assolutamente giorno per giorno, partita dopo partita, non ci possiamo permettere in questo momento di fare programmi a lungo termine. Soffre la Fiorentina. Perde con l'Inter ed è superata al quarto posto dall'Udinese di Quagliarella, autore di una doppietta alla Sampdoria. Credo che sia il giorno dell'Udinese, non di far vogliere a Lione. Ho fatto solo il mio dovere, ecco. I blu cerchiati stanno macinando punti grazie alle reti di Claudio Bellucci e alle invenzioni di Cassano, vittima poi di una vera e propria crisi isterica nella gara con la Fiorentina. L'ennesimo episodio che ha visto protagonista Cassano imbestialito, a dir poco, da quel cartellino giallo che gli farà saltare la gara, sentitissima per lui, contro la Roma. Ritrova punti e gioco il Palermo dopo l'avvicendamento tra Colantuono e Guidolin. Amaurì inizia a segnare con sempre maggiore puntualità. Nell'Empoli, che esonera Gigi Cagni e lo rimpiazza con Malesani, oltre a Giovinco si mette in luce Nicola Pozzi, al quale riesce il poker contro il Cagliari. Questi 4 gol sono una cosa speciale che sognavo da bambino, quindi li ho fatti e mi godo questo momento.
Il Siena ringrazia Frick che segna gol pesanti, così come il Parma si mantiene in zona sicura grazie alle prestazioni di Luca Cigarini. Morfeo per Cigarini che fa il Morfeo e va a servire così. Corradi si gira ed è il gol dell'1-1, battezza il suo ritorno al Tardini, al Parma, l'ex goleador del Manchester. 23 dicembre 2007 è l'ultimo appuntamento dell'anno. Il calendario propone un appetitoso derby della Madunina con l'Inter ormai prossima al titolo d'inverno che affronta il Milan, fresco campione del mondo. C'è elettricità nell'aria. Morganti inaugura con Pirlo una lunga serie di ammoniti. Il Milan controlla e colpisce, e chance rossonera dal limite. Chi meglio di Pirlo? Nessuno, appunto. Punizione perfetta, il sorpasso del Milan è tutto in questo gesto squisito. È uno squillo che orienta la sfida, ma è una traccia, non una sentenza. L'Inter ci resta male, ma reagisce. Ibrahimovic, Cambiasso e Cruz disegnano lo scenario del pareggio. L'argentino è l'ultimo esecutore, silenzioso e spietato come sempre. Decima rete in campionato e l'energia dell'Inter cresce ancora. L'Inter insiste, Cruz costringe Maldini a un rinvio corto, sul quale Serginho non è reattivo. Cambiasso invece è sveglio e come. L'idea è quella di provarci. Dida la trasforma in oro. Un altro errore pesante quello del portiere brasiliano. Gaff decisiva. Vince l'Inter per 2-1 e si laurea campione d'inverno con due giornate d'anticipo, grazie ai 7 punti che la separano dalla Roma. Insomma, la situazione fra prima e seconda fra Inter e Roma, qui c'è Spalletti, è la stessa di un anno fa, perché sono 7 punti di distacco con 2 punti di meno per ciascuna. Ma anche la sensazione è la stessa, cioè che numeri o no, comunque quest'Inter sia inarrestabile perché decisamente superiore, non solo la Roma, a tutti naturalmente. Terza è la Juventus, mentre sempre più interessante è la lotta per il quarto posto che vede fronteggiarsi Udinese e Fiorentina. L'anno si chiude con il Cagliari ultimo che cambia per la terza volta allenatore. Via Sonetti e bentornato a Ballardini. Il 13 gennaio si gioca la 18ª giornata. Rimangono invariate le distanze tra Inter e Roma. La Juve fatica a Catania, mentre la Fiorentina batte il Parma per 2-1. Marco Borriello continua la sua rincorsa a Trezeguet, leader della classifica marcatori. Da San Siro arriva la notizia del travolgente 5-2 del Milan ai danni del Napoli. Tra i rossoneri si registra il primo acuto di Pato, finalmente libero di mostrare il suo talento anche nel nostro campionato. Esordio con rete e anche con lacrime per il campioncino brasiliano pagato dal Milan, lo ricordiamo, ben 22 milioni di euro. Il girone d'andata sta per esaurirsi. L'ultimo turno propone insidie in ogni incontro. L'Inter riceve la visita di un Parma che sta pericolosamente scivolando verso il basso. La Roma ospita il Catania che Baldini sta guidando con ottima mano. Da tripla, Juve-Samp, con la suggestiva sfida a distanza tra Del Piero e Cassano. Tutto da seguire, lo scontro salvezza tra Regina e Cagliari, così come carico di significati è il match tra Napoli e Lazio. C'è gente con l'abbonamento che fatica ad entrare, file lunghe, ressa, disordini. C'è chi privo di biglietto invece evita la coda e senza problemi va a guardarsi la partita. Storie illogiche, soprattutto nell'era dei tornelli. Chiude oggi con la 19ª giornata il girone d'andata del campionato di Serie A. Per quanto riguarda il platonico ma ambito titolo di campione d'inverno, tutto già deciso da tempo, con l'Inter che il traguardo l'ha raggiunto con qualche giro d'anticipo. Presidente, tifosi dell'Inter in fermento, si è sparsa questa voce di Ronaldinho, sarebbe un regalo in più meraviglioso. No, ma si è sparsa nell'ambiente del Milan, ma non nell'ambiente dell'Inter, in quanto non è vero.
finisce qui il primo tempo. Dopo un minuto di recupero finisce con la Roma in vantaggio sul Catania per 1-0 grazie alla rete siglata all'ottavo da Giulì. Torino. A Torino dopo 3 minuti di recupero le squadre sono già negli spogliatoi, 0-0 alla fine del primo tempo tra Juve e Sampdoria. A Napoli avevamo già dato il finale, lo ribadisco, Lazio 2 Napoli 1 a metà gara. Squadra a riposo, Regina e Cagliari 0-0, studio. È meglio stare zitti. Meglio stare zitti? Sì, meglio così. Attenzione, interviene l'Olimpico, calcio di rigore in favore della Roma, De Rossi, la ricorsa, il tiro, la rete, raddoppia la Roma, 12 minuti giocati, Roma 2, Catania 0, Liria Delfino. 23esimo a Torino 0-0 tra Juventus e Sampdoria, nel secondo tempo scialbo, Juventus è stanca, la Sampdoria sta amministrando questo risultato di parità. Grande opportunità sfruttata dalla Regina con Brienza che porta in vantaggio la formazione di casa. I minuti sono 22, Regina 1, Cagliari 0, studio. 24esimo della ripresa alla San Paolo, Lazio 2 Napoli 1, momento di stanca di una partita emozionante. Nella Lazio è entrato Vignaroli al posto di Pandev, nel Napoli si accinge a fare il suo ingresso in campo Emanuele Calaiò. Trepitoso gol di Cozza per il raddoppio della Regina contro il Cagliari, è il 35esimo minuto, Regina 2 Cagliari 0, a te la linea. 4 minuti per recupero alla conclusione a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Sampdoria con la squadra bianconera che poco fa ha mandato in campo Almiron, Ranieri ha mandato in campo Almiron. Finisce qui la gara dell'Olimpico e finisce con il successo della Roma sul Catania per 2-0 Torino. Fischia addirittura prima il direttore di gara Saccani, finisce dunque in parità 0-0 tra Juventus e Sampdoria. C'è il finale del Granillo, Regina batte Cagliari 2-0, linea Napoli. Il pareggio del Napoli proprio allo scadere del recupero con Amsic, Napoli 2, Lazio 2. Stasera Inter-Roma alle 20:30 nel posticipo. Testa, braccio, sì, secondo l'assistente Lanciano. Ibrahimovic porta l'Inter sul 2-2 e c'è l'arrembaggio della formazione di Mancini. Cruz, il doppio dribbling dell'argentino, poi l'assist per Ibrahimovic, la palla che va dentro e il gol del 3-2, il gol numero 13 per lo svedese, vittoria consecutiva numero 8 in campionato per l'Inter che ha strappato il successo comunque a un bellissimo Parma. Inter in testa con 49 punti, a più 7 dalla Roma con 42, Juventus 37. Se c'era Giacomo Poretti in quell'azione di Couto non ci sarebbe arrivato di testa, il pallone sarebbe entrato direttamente e non stavamo più a discutere. Meno male che non gioco nel Parma. Meno male. No, però se posso aiutarvi, sì, a dirimere la questione del rigore, secondo me bisognerebbe verificare se sul pallone è rimasto attaccato il polsino della maglia di Couto. Così abbiamo capito e non se ne parla più. Diamo una prova. Litighiamo. L'Inter è baciata anche dalla buona sorte e per i destini dello scudetto sembra tutto sia ormai scritto. 7 punti di vantaggio sulla Roma, addirittura 12 sulla Juventus. In coda, peggio di tutte, sta il Cagliari. Ma la lotta per la salvezza coinvolge anche squadre blasonate come Lazio, Parma e Torino. E poi gloria anche per un trio di allenatori come Camolesi, Peretta, Ulivieri, che hanno letteralmente trasformato il rendimento di Livorno, Siena, Regina, che le hanno chiamate a strada in corso, per una lotta salvezza che a questo punto si annuncia accesissima. Tempo di mercato adesso. Il colpo lo fa il Parma, che ingaggia Lucarelli, stanco dell'esilio di Donetsk. L'Inter lascia partire Adriano per il Brasile e prende il centrocampista Maniche. Anche la Juve guarda la sua linea mediana e la puntella con Sissoko. Bel colpo della Lazio che riporta in Italia Rolando Bianchi, mentre Mackinua va alla Regina. Sì, sta ricominciando piano piano. Chiaro che manca ancora tantissimo, no? In questi giorni sto benissimo. Sto cercando di essere più sereno con dentro e fuori di campo. Prende il via il girone di ritorno e l'Inter, dopo il pari di Udine, prende il largo con 3 vittorie consecutive. Ibrahimovic, Maxwell, parte il cross, Javier Zanetti per Cambiasso, il gol dell'1-0.
il distacco dalla Roma si è elevato a 11 punti. Un abisso. Il campanello d'allarme per i giallorossi suona al Franchi di Siena, dove i bianconeri padroni di casa travolgono Totti e compagni per 3-0. La Roma che oggi non è venuto. Loro hanno giocato, sono stato migliore di noi e hanno meritato di vincere. È un KO tremendo che lascia il segno. Specie se sommato alla successiva battuta d'arresto due settimane dopo all'Olimpico di Torino, quando basta una punizione di Del Piero per mettere di nuovo al tappeto la Roma. È dura arrivare primi per la Roma, figuriamoci per noi che siamo ancora sotto, quindi dobbiamo pensare solo partita dopo partita. Lo sport è bello perché uno se le gioca le cose sempre. E la classifica sorride sempre di più. La Fiorentina adesso deve guardarsi dal Milan, che la sconfigge nello scontro diretto e con il gioiellino Pato sembra aver acquistato brillantezza ed efficacia. Ma la sfortuna colpisce i rossoneri. Nella gara contro il Livorno, Ronaldo si disintegra un ginocchio. La risonanza ha confermato quello che purtroppo si sospettava anche clinicamente, c'è una lesione, una rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. E per un protagonista che dalla rivederci al campionato ne appare un altro, che domenica dopo domenica si conferma campione ritrovato e che mette il suo zampino sul vittorioso derby della Lanterna. È Antonio Cassano da Bari Vecchia, puledro di razza che Walter Mazzarri sa come ammansire. E la squadra che aiuta Cassano ad esprimersi nel modo in cui si sta esprimendo. Sono due cose che vanno di pari passo. Non ha bisogno di vincere un derby Antonio Cassano per farsi amare dal popolo blu cerchiato. Il feeling è stato immediato, dal primo giorno, da quando il barese ha scelto Genova per rinascere dopo l'esperienza fallimentare vissuta a Madrid, alla corte del Real. Ecco il Cassano che tutti vorrebbero vedere, geniale e decisivo. Alla Samp c'è Walter Mazzarri, tecnico che sa valorizzare il talento. Lo coccola, lo fa sentire importante, ma ne smussa anche certi aspetti caratteriali, in un rapporto assolutamente genuino. Abituato a queste tensioni, a queste sfide, a queste partite, ha sbagliato perché ormai dava, probabilmente l'aveva già vista dentro e la palla si è impennata, ma succede. Chiude il pomeriggio l'ennesima puntata del Cassano Show. L'attaccante si lamenta, sbraita, protesta. È evidente che le sue forme di proteste sono sempre legate da una logica di verità. Deve sforzarsi e migliorarsi. Non c'è bisogno di vincere un derby per entrare nella storia di una squadra che sta facendo benissimo e aspira all'Europa. Ma certamente la sfida della Lanterna, del girone di ritorno, è opera del genio creativo di Fantantonio, assolutamente fantastico. Fa tutto lui, con giocate imprevedibili e continue, che lavorano ai fianchi la difesa genuana. Imprendibile il ragazzo di Bari Vecchia, tanto da costringere Danilo alle maniere forti e quindi all'espulsione al 16° della ripresa. Il talento punta agli europei e dimostra di meritarli. Con quell'opera di continua e preziosa assistenza per Maggio, assist su assist, disegnando corridoi che l'esterno non sfrutta fino in fondo. Ma con Antonio non c'è da preoccuparsi. La vittoria arriva in zona Cesarini, dopo uno slalom che si beve tre avversari. Stavolta Maggio non sbaglia e la gradinata sud delira di pura felicità. Ma non finisce ancora lo spettacolo. La chiusura è il gavettone a Mazzarri. Non sarà nella norma. Non si fa di solito col proprio mister. Ma bisogna pure che Cassano faccia il Cassano fino in fondo. Io ho il mio carattere. Non mi sento secondo a nessuno. O mi si ama o mi si odia.
un artista ritrovato Antonio Cassano. È proprio il Fantantonio a frenare il volo interista. Nel 20° minuto San Marco, subentrato ad Elbecca, accende Fantantonio che entra in area e mette il pallone nell'angolo alto dove Julio César non può davvero arrivare. Ma è in forma, mi sembra sia bene fisicamente, credo che insomma Genova sia un ambiente ideale per lui per poter far bene. L'Inter, seppure a fatica, regge. Neanche lo scontro diretto con la Roma serve a modificare gli equilibri al vertice. Per la cronaca, i giallorossi mettono paura ai rivali che raggiungono il pari solo a pochi minuti dal fischio finale, con l'immenso Javier Zanetti. L'Inter è una grandissima squadra, forza caratteriale, ha sicuramente personalità, ha esperienze importanti sempre da mettere sul piatto della bilancia, per cui bisogna adattarsi velocemente al vivere alla loro ombra e tentare di rosicchiarli poi dei punti. Ma qualche ingranaggio nella macchina nerazzurra non sta girando a dovere. Manca Ibrahimovic e la sua assenza pesa. Inter fermata dopo 31 risultati utili consecutivi, è in crisi di uomini, di idee e di condizione. Il momento è delicatissimo. Ma è il clima in casa interista che non pare più quello di prima. Specie dopo l'eliminazione in Champions con il Liverpool e il polverone sollevato da Mancini con le dimissioni poi rientrate. Il compito dell'allenatore nerazzurro adesso si fa duro. Bene, ci mancano 10 giocatori, non sono giocatori così, insomma, sono giocatori che fanno la differenza, quindi questo è un motivo, sicuramente non siamo al 100% della condizione come tante altre squadre e quindi queste due cose sommate creano delle difficoltà in fase di gioco. La Roma pensa a giocare e a vincere. Mette in fila 3 vittorie consecutive, compresa quella con il Milan, prima di cadere sotto i colpi della Lazio in un rocambolesco derby. 30° La fortuna questa volta è dalla parte della Roma. Il rinvio di Berami, la palla che finisce sulla schiena di Rodrigo Taddei. E il pallone finisce dopo la deviazione di Doni sul sinistro di Pandev e Lazio che pareggia. Ancora Pandev a cercare il lungo traversone, Mutarelli, quindi Mauri, Juan è fermo e Berami va a segno. La Juventus non è fortunata. Perde a Reggio Calabria ed è polemica per il rigore decisivo assegnato ai padroni di casa sul finire della gara. Avete contestato molto il rigore concesso alla fine? Penso che ci siano stati anche dei rigori non concessi alla Juventus. Quindi c'è il derby pareggiato con il Toro e la sconfitta casalinga per mano della Fiorentina. Sì, c'è tanta amarezza, però questo è il calcio. Abbiamo tentato di vincere, ci stavamo riuscendo, dovevamo essere un attimino più attenti sulle azioni che hanno permesso alla Fiorentina di batterci. La Fiorentina non molla la quarta piazza nonostante l'altalena dei risultati che non fa stare tranquilli i tifosi viola. Copertina per Papa Vaigo, il castigatore della Juventus, e per il trio Pazzini, Mutu, Santana. Sapeva che la Fiorentina non vinceva a Torino da 20 anni? No, so che c'è una grande rivalità. Quando sono arrivato non sapevo la storia, quella che era scritta. Beh, penso che da oggi è finita questa storia. Sampdoria e Udinese non perdono di vista le posizioni utili per la zona UEFA. Ma è in coda che il traffico aumenta con un continuo saliscendi che vede coinvolte 8 squadre. Tra queste c'è il Cagliari che continua la sua rimonta. Acqua fresca esplode a suon di gol e le speranze si fanno più fondate. Dentro urlavo sicuramente, ero felicissimo, però non potevo esultare anche perché il Toro dopo 11 anni mi ha dato veramente tanto. Nel frattempo diventa critica la situazione dell'Empoli, che precipita al penultimo posto.
respira la regina del nuovo allenatore Nevio Orlandi, mentre il Parma, che ritrova i gol di Lucarelli, si affida al carisma di Hector Cooper per una salvezza che si sta complicando. Oggi i ragazzi hanno dimostrato che hanno la voglia e l'spirito per andare avanti, e questo è lo che veramente mi fa sentire contento. Arriva la sera del 21 marzo 2008. Come degno epilogo della 30ª giornata, va in scena un interessantissimo derby d'Italia. È San Siro ad ospitare il match Inter-Juve. Arbitra Farina di Novi Ligure. Inter-Juventus, il posticipo di questa 30ª giornata di campionato, 0-0, lo ricordiamo, alla fine dei primi 46 minuti di gioco. I giocatori dell'Inter vogliono riallungare nuovamente a più 7 nei confronti della Roma, che in questo momento è a 5 lunghezze dalla squadra nerazzurra. Dunque partita bella, ci si aspetta di vedere dei gol, non li abbiamo visti nel primo tempo, ci auguriamo di vederli adesso. Ci sono solo uomini bianconeri nel cerchio centrale, palla in mezzo per Camoranesi, posizione regolare, gol! La Juventus è in vantaggio con Camoranesi. Si è ritrovato tante altre circostanze nel corso della stagione, si è parlato di favori per l'Inter, questa sera siete un po' in credito, no? Questo smetteranno di dirlo, perché è una squadra che in testa della classifica subisce tante espulsioni che abbiamo subito noi, e questo è il gol di stasera, che è fuori gioco netto, ma va bene, ormai è andata, non si può fare, si può fare niente. Juventus che adesso con Trezeguet va al raddoppio, incredibile, 2-0 per la Juve. Trezeguet, questa volta era buona credo la posizione di Trezeguet. Sto aiutando molto di più la squadra, quello che mi chiede il mister, e penso che noi attaccanti stiamo dando una grandissima mano. Inter anche che ci prova a difendere. Sul nostro cronometro vediamo, sono 37 e mezzo i minuti di gioco nel corso del secondo tempo, dunque mancano 7 minuti e mezzo per recuperare la conclusione. Maicon entra in area di rigore, lato corto, gol! Gol dell'Inter con Manisce, si riapre la partita. Io penso che una delle forze di questa squadra quest'anno è proprio questo reparto, perché quando una squadra difende bene, perché tutta la squadra dall'attacco al centrocampo difende bene, quindi noi stiamo facendo un grandissimo campionato. L'arbitro Farina si porta il fischietto alla bocca e decreta la fine della partita. La Juventus espugna San Siro e riapre il campionato 2-1 nei confronti dell'Inter. Avevamo detto proviamo a rompere le scatole un po' a tutti, l'avevamo fatto con la Roma qualche giornata fa, prima della partita con l'Inter. L'ho ridetto di nuovo, dico, vediamo se riusciamo a rompere le scatole anche all'Inter. Il passo falso dell'Inter fa salire la Roma vincente ad Empoli a meno 4. I nerazzurri fanno quadrato. Roberto Mancini ricompatta l'ambiente. Lo aiuta in questa fase delicata un attaccante non ancora diciottenne, superstar della primavera nerazzurra. Il suo nome è Mario Balotelli, ma per il popolo interista diventa subito Super Mario. Vieira, Cruz, vede Balotelli, scatta in posizione regolare, Balotelli è di fronte a Seffre, la consueta freddezza per questo ragazzo che compirà 18 anni il prossimo agosto. I suoi gol, i suoi guizzi e la sua fisicità sono provvidenziali e la Roma alla 34ª giornata è ricacciata indietro di 6 punti. Quali sono le sensazioni? Prima penso all'Inter, poi c'è il Parma, abbiamo un campionato difficilissimo da giocare. Il peggio sembra essere passato. Oltretutto, sui giallorossi cade una brutta tegola. Nella partita pareggiata con il Livorno, Totti si infortuna gravemente al ginocchio. Finisce qui il suo campionato. Mi hanno occupato, tutti senti che mi devono essere espulse le cose, squalifiche, Mi ci hanno fatto mettere il crociato. Tra l'altro anche l'altra volta era il 19. Sì, la volta di Vaniglia era il 19. Meno male, il 19 Francesco. Sono sposato, almeno quello. L'unica cosa buona. Intanto un'altra notizia luttuosa scuote il torneo. Ancora un tifoso muore. Ancora in una piazzola di un autogrill, stavolta travolto da un pullman. Si chiama Matteo Bagnaresi ed è fan del Parma. La partita Juve-Parma viene rinviata. In Italia succedono ogni giorno decine di incidenti stradali o decine di incidenti di ogni tipo.
Quando però un incidente, come credo sia questo, vede coinvolto un tifoso del Parma e comunque un pullman nel quale risulta c'erano tifosi della Juventus, mi sembra assolutamente naturale prendere la decisione che col presidente Ghirardi abbiamo preso. Il pallone continua a rotolare e la lotta per non retrocedere si fa sempre più infuocata. Catania e Torino cambiano guida tecnica. I rossoblù si affidano a Walter Zenga, all'esordio nella massima serie. Cairo richiama De Biasi per lo sprint finale. Anche l'Empoli gioca la carta della disperazione e richiama Cagni. Le partite saranno difficili, ci saranno delle situazioni di difficoltà sul campo e i giovani chiaramente qualche problema in più possono averlo. Un gradino più su, il Parma, che si aggrappa ai gol di Lucarelli, mentre il Siena è a un passo dalla salvezza. Pensare dopo 20 partite di essere a 37 punti, con questo margine di vantaggio in questa posizione di classifica, sinceramente non era facile da pensarlo allora. Il 27 aprile, quando va in onda la giornata numero 35, lo scudetto si colora sempre più di nerazzurro. Inter rimane a più 6 purtroppo per noi, però l'importante non guardare né Inter e Juventus, l'importante è guardare noi stessi e cercare di giocare come abbiamo giocato oggi, cercando di vincere tutte per tutte per noi e per il nostro splendido pubblico. Maggio 2008. Tutte le partite si giocano in contemporanea. L'Inter affronta il Milan. Una vittoria le regalerebbe la matematica certezza del tricolore. Ancelotti non ha cambiato di una virgola la formazione già scritta di martedì. Mancini ha optato per l'esperienza di Crespo senza badare la scaramanzia. Il popolo nerazzurro pregusta la scena. Vincere lo scudetto sotto il naso dei cugini. Gol alla Inzaghi, appunto, esultanza compresa per la realizzazione numero 10 in campionato. La Roma pensa a se stessa. Va a Genoa contro la Sampdoria. 4 minuti più tardi, Kakà. Di fronte a Giulio Cesar è freddo nel realizzare la rete del 2-0. Da Milano arriva la notizia del raddoppio del Milan e i giallorossi si accendono, stendono la Samp per 3-0. Il calcio è imprevedibile, però è molto bello tutto questo. Sicuramente la Roma si merita di vivere questo momento, se non qualcosina di più, quindi me lo auguravo più che altro. Quelli dell'Inter hanno chiuso il derby numero 267, regalando, eufemisticamente, ancora un brivido ad un campionato della storia già scritta. E mentre Inter e Roma si apprestano a vivere 7 giorni di altissima tensione, il Cagliari batte la Fiorentina. E con 2 giornate d'anticipo si chiama miracolosamente fuori dalla lotta salvezza. Un'impresa storica, quella della formazione rossoblù. Abbiamo combattuto, nei momenti abbiamo anche sofferto, ma io però aggiungerei anche che il Cagliari per tanti minuti ha creato gioco, ha creato occasioni, il gruppo è davvero molto molto unito e di buona qualità. Sessesima giornata. La Fiorentina, lanciata nella corsa Champions, trova uno stop brusco a Cagliari. Un evento normale che quasi non fa notizia, perché il girone di ritorno dei sardi è un capolavoro di continuità. La salvezza è ormai a un passo grazie a uno straordinario rendimento al Sant'Elia, con 23 punti raccolti nelle ultime 9 gare interne. I sardi vivono la seconda parte del torneo con la grinta di una squadra che non molla mai e che esprime un'elevata qualità di gioco. Il miracolo della salvezza ha in Davide Ballardini il grande artefice. Una rimonta incredibile quella del Cagliari. Qualche mese fa era a meno 10 punti dalla quota salvezza. Oggi a Udine ha conquistato la permanenza in A giocando, come fa da tempo, un bel calcio. Sembrava impossibile la salvezza del Cagliari qualche mese fa. Ma guardi, quando si ha a che fare con un gruppo di uomini importanti, con giocatori che sono giocatori di qualità, una società che ti è sempre vicina, può succedere.
Vive per il calcio, il tecnico ripescato da Cellino il 31 dicembre del 2007. Terza scelta, dopo le esperienze poco positive di Giampaolo e Sonetti. Si professa sacchiano e conosce l'ambiente. A Cagliari c'è già stato 2 anni prima. Ballardini conduce un'esistenza da eremita, studia gli avversari tutta la settimana. Poi alla domenica si vedono gli effetti della gran mole di appunti che prepara. Ballardini ha fatto quello che hanno fatto tutti, hanno lavorato tutti. Questo è il merito di tutti, dai magazzinieri agli impiegati in ufficio. Daniele Conti è il leader, il regista mobile di una formazione che tesse nuove trame di gioco. Jeda e Kossu si rivelano le miscele esplosive. Le loro accelerazioni costituiscono benzina nuova per il finale di stagione. Jeda, dall'alto del suo 1,76 m, sovrasta i giganti Kroldrup e Ulfanucci. Ho un buon tempo di stacco, quindi penso che è quello che fa la differenza. Infine, la scoperta è il bomber Robert Acquafresca, scatenato su ogni pallone. È lui a tradurre le manovre offensive con gol belli e importanti. È il trionfo di un gruppo solido e del suo condottiero Davide Ballardini. In Sardegna hanno vissuto un solo scudetto, quello mito di Gigi Riva del 1970. Ma la Serie A mantenuta da Ballardini e i suoi ragazzi ha il valore di un tricolore e accende d'entusiasmo l'intera regione. È stata una rimonda che ha voluto proprio l'ambiente della Cagliari Calcio. Il Cagliari ha dato una lezione, mai arrendersi nella vita, anche quando tutto sembra buio. Complimenti vivissimi. Io ci ho sempre creduto alla salvezza del Cagliari, perché vedevo che il gioco c'era, che non c'è mai mancato il morale, neanche quando eravamo ultimi in classifica e staccati di molto. Siamo una squadra di uomini veri e lo abbiamo dimostrato partita dopo partita. Il Cagliari è già salvo, mentre la penultima giornata si appresta a dare ulteriori verdetti. Così almeno sperano i tifosi nerazzurri. L'Inter riceve la visita del Siena ormai salvo. Lo scorso anno il 15° tricolore arrivò proprio dopo la gara con i bianconeri toscani. Il popolo nerazzurro freme, il Meazza è pronto ad esplodere. La Roma frattanto attende all'Olimpico l'Atalanta, che non ha più nulla da chiedere ad un campionato che l'ha vista ottima protagonista. E mentre i giallorossi regolano i nerazzurri bergamaschi, a Milano succede di tutto. Il gigante francese nato a Dakar timbra l'1-0 saettando in aria e alla terza realizzazione sempre di testa. Ma il boato più assordante dell'Olimpico arriva quando sul tabellone appare la notizia del pareggio del Siena con Maccarone, un nome che ricorda tanto Alberto Sordi. Quindi ci pensa Super Mario Balotelli a scatenare i tifosi. Ma è il senese di scuola romanista, Carja, che gela il Meazza. Mentre la quinta colonna della Roma si prende le pacche dei compagni e sono passati 24 minuti nel corso della ripresa. Insomma, il subdolo Siena sta rovinando la festa scudetto all'Inter. Poi ci pensa Materazzi ad esasperare il clima sugli spalti. E quelli che possono tutti a guardare il monitor piuttosto che il campo e ad accogliere, così, il rigore sbagliato da Materazzi. Alexander Manninger, austriaco di Salisburgo, indirizza palla e scudetto altrove. Massimo Moratti commenta, Roberto Mancini insulta, ma questa è già diventata un'altra storia. Cruz è sempre segnato, niente. Materazzi, una cosa pietosa, ha sbagliato il gol e... finita. Hai chiesto di poterlo tirare o hai scelto tu e gli altri in qualche modo sono adeguati? Io ho preso la palla, abbiamo discusso con Ulio lì, lui ha capito che me la sentivo e me la lasciava tirare. Consiglio e poi fare tirare a lui, non assumere responsabilità. Interite, recita il nostro titolo, Sandro. Allora, guardate alla quinta di ritorno, c'erano 11 punti di distacco, 48 la Roma, 59 l'Inter. Poi questo cammino parallelo, ma con la Roma che si avvicina sempre più fino al minimo attuale di un punto. Ma intanto il Torino batte il Livorno.
Per i Granata è la salvezza, per gli Amaranto è la Serie B con una giornata d'anticipo. Sono venuti a mancare tanti giocatori e forse tanti sostituti non erano all'altezza, ma non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dell'esperienza. Buffon ha fatto la Serie B, la posso fare anch'io. Permanenza in A conquistata anche dalla regina di Nevi Orlandi, che supera 2-0 l'Empoli con il decimo gol di Amoruso. La cosa che mi fa felice oggi è rendermi conto che il patrimonio che c'ha questa società è un patrimonio forte che permette ancora una volta di poter mantenere questa categoria. Mancano gli ultimi 90 minuti di un campionato che si è divertito a scompaginare più di una volta equilibri e pronostici. Io credo, nonostante tutto, che la Roma abbia disputato un ottimo campionato, perché la Roma non ha quasi quattro squadre come l'Inter. La Roma ha fatto quello che poteva fare, quindi rimpianti non ce ne sono. Tre le partite da cui dipenderanno le sorti dello scudetto e della salvezza: Parma-Inter, Catania-Roma ed Empoli-Livorno. Il Parma tenta il colpo di scena, esonerando Cooper ed affidando la squadra ad Andrea Manzo, che in 90 minuti si gioca un'intera stagione. Il popolo nerazzurro, da parte sua, invoca la presenza di Zlatan Ibrahimovic. Ore 15 del 18 maggio 2008. È l'atto finale. Non se l'aspettava nessuno che si arrivasse all'ultima giornata con quasi tutte le sentenze da emettere, quasi. Di certo quella dello scudetto, e c'è ancora da decidere un posto di Champions League, c'è ancora da decidere per due terzi la salvezza. Tutto nell'ultima giornata, la prossima. Di gioco più gli immancabili recuperi, naturalmente, alla conclusione di un campionato che ha demandato all'ultima delle sue 38 giornate i verdetti più attesi, con due squadre ancora in corsa per la conquista dello scudetto e tre alla disperata ricerca di una salvezza dal retrocessione, che delle tre però premierà soltanto una. E loro vinceranno, pure io dico che vinceranno, però se non vincono siamo lì. Non c'è più tempo per giocare, almeno per quanto riguarda il primo tempo. Le squadre vanno a riposo, il parziale a Tardini. Parma 0, Inter 0, Catania. E le squadre sono andate a riposo anche qui a Catania. Dopo un minuto di recupero, ripetiamo che la Roma conduce per 1-0 in virtù della rete messa a segno all'ottavo minuto da Vucinic. In questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura del primo tempo, che si chiude con questo risultato: Empoli 1, Livorno 0, il gol di Boucher al decimo. Studio. Qui sono venuto quasi 3 anni fa e ho vissuto un periodo molto bello della mia carriera, però guarda caso qui siamo in un posto dove c'è una cultura calcistica che ti ha permesso alla fine di andare sul campo e essere applaudito. Parma Inter. Ibrahimovic in campo dunque nell'Inter, recupera proprio nell'ultima giornata di campionato. Il raddoppio dell'Empoli, il raddoppio dell'Empoli con Saudati all'undicesimo minuto. Empoli 2, Livorno 0, linea a te. Inter in vantaggio, 16 minuti trascorsi nella ripresa. Ibrahimovic da fuori area, raso terra, nulla da fare per Pavarini. Parma 0, Inter 1. L'Empoli all'orecchio teso alle radioline per sapere cosa succede sugli altri campi, e un boato ha accolto naturalmente anche il gol dell'Inter. L'Inter a questo punto è a quota 85, la Roma è a quota 84, naturalmente grande esultanza sugli spalti di marca nerazzurra. Abbiamo visto anche l'abbraccio al presidente Moratti da parte di Tronchetti Provera e di tanti dirigenti nerazzurri che sono presenti a Parma, ma la partita non è ancora finita, il Parma sta reagendo. Noi andiamo a Catania, dove siamo quasi alla 21esima e naturalmente la notizia data alla radio del vantaggio dell'Inter ha scatenato i tifosi della Catania. Per salvarsi il Catania deve pareggiare, ovviamente, per i risultati che ci sono in questo momento. Raddoppio dell'Inter al 33esimo minuto di gioco, ancora Ibrahimovic, cambia il parziale. Parma 0, Inter 2, a te la linea.
linea. 33 minuti 45 secondi, Empoli 2, Livorno 0, studio. 10 minuti separano l'Inter dal suo 16° scudetto. Rete! Questa volta il gol è valido. Martinez ha pareggiato per il Catania esattamente al 40°. Cambia il parziale al Cibali. Catania 1, Roma 1. E... gran tiro di Diamanti, ne ho entrato da fuori, che ha sorpreso Bassi al 38° per il gol della bandiera livornese, ma i miracoli della radio. Al 35° urlo di gioia dagli spalti persistendo il vantaggio della Roma a Catania e i tifosi a doppio vantaggio dell'Inter nel risultato. E poi nuova delusione pochi istanti fa per il Reale. Pareggio del Catania, torna all'inferno l'Empoli, 43°, Empoli 2, Livorno 1, studio. Cambiate. È finita a Catania, Catania e Roma 1-1, il Catania è salvo. È il 18 maggio del 2008, l'Inter è campione d'Italia, 16° scudetto per la squadra nerazzurra, terzo consecutivo. Uno scudetto difficile, vinto con sofferenza soltanto all'ultima giornata, direi di più, all'ultimo minuto dell'ultima giornata. L'Inter campione d'Italia ha concluso con 85 punti, poi abbiamo la Roma con 82, la Juventus 72. Il discorso non è per l'Inter o per i suoi giocatori o per lo staff e tutto quanto. Penso che sia veramente una squadra piena di campioni, con più campioni di quanti, con più qualità di quante ne abbiamo noi probabilmente, però penso altrettanto che in assoluta buona fede gli sia stato regalato un campionato. In 26 partite e lo stravolgimento che ne consegue fotografa sotto il diluvio l'atto liberatorio di gente nota e di anonimi innamorati di una storia e di un pallone. Il Tardini è una piscina e poi improvvisamente si illumina con squarci di luce che tagliano l'ombra della pioggia. Vanno a raccogliere quelli del Parma applausi sinceri, ce l'hanno messa tutta. Vanno a confondersi tra coloro che sono riusciti ad acquistare il tagliando scudetto, ragazzi orgogliosi del loro destino, schiumano insieme, appassionatamente. Dal 29 settembre sono davanti a tutti, ci sono rimasti fino in fondo. Finisce tutto. Ibra entra, fa due gol. L'Inter vince e conquista lo scudetto. Benedetto 16°, grida il popolo nerazzurro. Diverso da quelle dell'anno scorso. Tutte le squadre sono partite da pari. Era anche la Juve, il Milan. Non è partita meno 8. È uno scudetto speciale. Abbiamo fatto vedere a tutti che siamo veramente una grande squadra. Abbiamo fatto la partita perfetta oggi, abbiamo vinto 2-0 e un momento è stato per noi. Saluto tutti i gufi che hanno provato a girarci tutto incontro, ma si è visto chi è più forte e ci vediamo la prossima settimana. Serviva Ibra? Sì, ma cioè, come lo chiamo, Zingaro è grande, cioè, è tornato. Ci serviva a fare la differenza. Dopo il derby, quando abbiamo perso, erano tutti i tifosi del Siena. Abbiamo pareggiato col Siena e tutti, già c'era la festa preparata a Roma, e in altri stadi festeggiavano il gol del Siena, il 2-2, però mancava una partita. Però io ormai sono abituato a lasciar perdere certe polemiche. E sul campo siamo stati bravi, abbiamo dato una bellissima immagine, un ottimo calcio, quello che ci ha sempre chiesto il mister. E niente, adesso prepareremo l'Europeo, la finale di Coppa Italia all'Europeo, e poi l'anno prossimo sarà dura per tutti battere la Roma. Quindi, come dicevo, è dovuto succedere un po' di tutto perché nulla succedesse, perché alla fine la classifica ci arriva adesso dalla regia, potete vedere che insomma i verdetti quelli sono stati. La Roma è seconda, la Juve terza. Al quarto posto la Fiorentina, che va in Champions con una stupenda rovesciata gol di Osvaldo. Primo pensiero, cioè, mio figlio, ho abbracciato lui, e la felicità è tanta. Per il Milan c'è l'UEFA insieme a Samp e Udinese. In B ci vanno il Parma e l'Empoli, mentre il Catania si salva 5 minuti dalla fine.
Zenga è andato via da qua, è salvato il Catania. Gli abbiamo portato fortuna. Ovviamente sì. Però ha fatto una buona tranche di stagione col Catania, no? Vedi, sì. Del Piero, con 21 reti, per la prima volta in carriera, conquista il titolo di Re dei Bomber. Dopo una sfida all'ultimo gol con il compagno Trezeguet e Marco Boriello, rimasto ancorato a 19 gol. Del Pierista convinto, sono convinto che il nostro è un calcio strano, cioè non è che bisognerebbe Del Piero va o no in nazionale, cioè non si deve proprio porre il dubbio. L'Inter è una squadra poco italiana. Ecco, insomma, praticamente è un dato di fatto che a me dispiace un po' che in un campionato italiano oggi c'erano 7 giocatori italiani nella Roma e ce n'era uno nella... Sono scelte differenti, certamente. Per cui, si chiama internazionale. Per cui io credo che l'Inter comunque dovrà rifondarsi, dovrà trovare un gioco, perché una squadra così ricca, così piena di giocatori, deve trovare un modo divertente di far divertire gli spettatori. Io credo che la Roma ha divertito di più. Incerto, spettacolare e in grado di sorprendere fino alla fine. Il campionato italiano di calcio, anche questa volta, si conferma il più bello del mondo. Lo scudetto rimane cucito ancora per un anno sulle maglie dell'Inter, ma il testa a testa con la Roma, la lotta per la Champions League e quella per non retrocedere regalano emozioni fino agli ultimissimi minuti. Un torneo che porta alla ribalta tanti giovani di sicuro avvenire e in grado di lasciare già segni profondi. I gol salvezza di acqua fresca, le parabole di Giovinco, i guizzi di Pato, le sgroppate di Lavezzi e i gol scudetto di Ballotelli. Giovani che hanno aggiunto spettacolo a un campionato già ricco di gesti tecnici da incorniciare. Le rovesciate di Osvaldo e Zampagna, il tocco di palla di Di Natale, le girate di Boriello e il gol tutta tecnica e potenza di Amauri. Il ritorno di Cassano, poi, regala autentici pezzi di bravura. Serpentine, assist e gol, ma anche scene da dimenticare. Dal pianto isterico per la sfida mancata con la sua ex Roma all'inguardabile teatrino col Torino. Alla voce reazioni fuori controllo spicca anche il calcione che Baldini rifila a Di Carlo, mentre lo scettro delle papere se lo aggiudica il 44enne Ballotta, detentore quantomeno del record di longevità. Nuovi e vecchi interpreti in una stagione che perde due grandi protagonisti della Serie A. Il barone Nils Lidom, autore di tante imprese sia sul prato che in panchina, e il giornalista Roberto Bortoluzzi. La capacità unica di emozionare, esaltare e far sognare milioni di persone. Il genio del talento e l'impegno di chi non molla mai. Il gioco più bello, che a volte sa regalare anche grandi lezioni di vita. Ecco perché. Campionato. Io ti amo.